Oggi la visita di Sana Sanità per attestare quello che è lo stato dell'ospedale di Sarno, si diceva la migliore struttura probabilmente della Salerno 1, un contenitore però vuoto di personale, un fatto che costringe molti reparti a rimanere ancora chiusi, si può parlare di un vero e proprio scandalo? No, in effetti questa è la migliore struttura a livello nazionale, perché è stato progettato da ingegneri capaci. Un ospedale costruito nel più breve tempo possibile, in circa 5 anni è stato costruito, per cui a livello nazionale non esistono strutture del genere. Purtroppo la mala sanità ha voluto che questa struttura oggi abbia sui 70-80 posti letto. Questa struttura, che si trova vicino all'autostrada, non ha la possibilità di avere un'ortopedia, non ha la possibilità di avere una TAC, non ha la possibilità di avere una rianimazione, per cui va a creare dei scompensi a livello sanitario, cioè i pazienti che arrivano dai comuni vicino, perché Sarno è l'ultimo comune della provincia di Salerno, confina con i comuni vesuviani, per cui arrivano pure pazienti da quella zona, però non ha la capacità poi di dare risposte e servizi ai cittadini. La vergogna sta nel fatto proprio che lei diceva la TAC, la rianimazione non ci sono, ma non sono utilizzati. Sì, insomma, addirittura sono strumenti all'avanguardia, abbiamo una TAC che non esiste in Campania, una TAC all'avanguardia, per cui diciamo non viene utilizzata, è ferma da un anno là senza che il cittadino ne può soffrire. Queste sono delle cose molto scandalose, una realtà che effettivamente la sanità è un problema che va al di sopra dei rifiuti, cioè la sanità è la cosa essenziale per la cittadinanza, per i cittadini, però sta attraversando un momento dove noi è programmazione, abbiamo un debito pubblico che fa paura e non dà dei servizi ai cittadini.